Se stenta a decollare la sana abitudine di fare raccolta differenziata, se occorre sensibilizzare soprattutto i giovani, allora Green Game è la risposta giusta. L'iniziativa parte dall'associazione Pick Time, che ha realizzato un vero e proprio tour nelle scuole pugliesi. In forma di gioco, dividendo il pubblico di ragazzi in squadre, promuovono una gara nella quale si vince rispondendo a semplici domande sul riciclo, la conoscenza del territorio e soprattutto sulle regole di una buona raccolta differenziata. Il team di Pick Time è approdato martedì 7 e mercoledì 8 all'Istituto Marco Polo di Bari e la formula della gara ha fatto subito presa sugli studenti. Questo gioco mi è piaciuto molto e mi ha insegnato che la raccolta differenziata è importante. È stato un modo per interagire ancora di più per questa raccolta e per capirne di più. Grazie a questo gioco abbiamo imparato nuove cose anche per come riciclare la carta, la plastica. EduWeb TV ha chiesto al pirotecnico presentatore Alvin Crescini di chiarire l'obiettivo di Green Game. I ragazzi del Marco Polo hanno risposto benissimo alle nostre sollecitazioni relative alla raccolta differenziata, al riciclo e al recupero delle materie insieme ai consorzi nazionali appunto per gli imballaggi, carta, cartone, acciaio, alluminio, vetro, legno, eccetera, eccetera. E ci sono dimostrati davvero molto ma molto preparati. Questo vuol dire che alla base, con ogni probabilità, la Puglia sta lavorando molto bene in fase di sensibilizzazione dei cittadini del domani ad una corretta raccolta differenziata. Ci auguriamo che il nostro intervento possa contribuire ad accrescere questa piccola sapienza che è fondamentale per il mondo di domani.